La responsabilità della comunità internazionale è aiutarlo in questo lavoro, in questa speranza. Il Presidente Zelensky sa bene che l'Italia è stata al fianco dell'Ucraina fin dal primo momento di questo conflitto, che ha fatto tutto quello che poteva fare, è quello che abbiamo ribadito anche stasera. Siamo pronti a continuare a fare e continueremo a fare fino a quando sarà necessario. Facciamo perché siamo convinti che questa sia la parte giusta della storia, ma anche perché è nel nostro interesse nazionale, è nel nostro interesse nazionale difendere regole della convivenza internazionale che garantiscono a tutti un futuro di pace, che garantiscono a tutti una convivenza pacifica. E se noi derogassimo a queste regole, chiaramente vivremmo tutti in un mondo di caos, in un mondo che non è in grado di difendere soprattutto i più fragili. Come ho ribadito ancora oggi al Presidente Zelensky, è mettere l'Ucraina nelle migliori condizioni possibili per costruire un tavolo di pace, una pace che, come abbiamo detto tante volte, non può significare una resa, come in tanti troppi suggeriscono vigliaccamente.